Questa mattina spedizione a Canneto. Il medico DS, il suo fido scudiero e tutto il gruppo. Quasi tutto il gruppo. Quasi tutto il gruppo. Io ci provo a farli, però poi mi rendo conto che la prestazione non è un granché, allora li cancello, capito? Già sulla prima salita cominciano le scaramucce, hanno appicciato già la miccia. È Vincenzo. Capo scuderia Vincenzo. È il cocciuto. Detto anche il cocciuto. Seguito subito dai suoi fedeli scudieri. Andrea e Antonio. E intanto già hanno fatto il vuoto. Se vede qualcuno a rete. Adesso c'è un altro plotone a monte. Sicuramente il ritmo incalzerà. Vai Albi! Aiuto, sparagnatevi per Canneto. Sparagnatevamo! Ma loro non sembrano sentire consiglio. Poca esperienza. Giovani, troppo giovani. Sono ragazzi. Ore 8:49, il gruppo si trova ai piedi della salita principale. Siamo a Ponte Melfa. Gruppo compatto. Questa è solo una parte e questa è l'altra. Albi! Un salutino, ecco il più temuto avversario di oggi, il più combattivo, c'ha già la maglia nera del più combattivo. Vai Pino, superato il punto critico del cimitero di Sette Frati, ci accingiamo alla parte finale della salita. Tibo Pino alle mie spalle, dai Pino! Davanti a me due battistrada, gli altri stanno già in fuga. Guardate che panorama, e non è niente ancora. Passo e chiudo. Discesa verso Canneto. Meritata birra. Saluta secco. Secco ci manchi. Secco. Quando sta? Secco. Quando sta? Secco. Mi senti? Oggi è il compleanno mio, mi hai tradito, Sono Lorenzo, Compleanno mio, mi hai tradito. Bravo, l'ispettore, sì. Sto riprendendo, certo. Tanti auguri a me. Tanti auguri a Lorenzo per il compleanno oggi. Auguri a Lorenzo. Luca, dai, su, pure tu. Ehi, che beva. Forza. Ammi, che ci sta per tutti. Lorenzo ha pensato a tutti. Grazie Lorenzo, salute. Salute. Alla faccia di chi ci vuole male. Quanti ne so? 40. 37 creatura ancora, mannaggia la matosca. È vero. La voglio.